Come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Io sono Luca, ragazzi, e oggi ci vediamo l'installazione delle luci e anche l'installazione dell'impianto d'osmosi, oltre alla SAMP che dobbiamo rivedere un paio di cose dentro. Eccoci qui, ragazzuoli. Allora, questo è l'acquario quando l'abbiamo portato in casa. Come vedete, ci sono alcune macchie di calcare che poi in seguito siamo andati a togliere con aceto di vino, impregnando appunto del tessuto, come vedete, con aceto di vino sulle macchie dove c'erano appunto queste incrostazioni di calcare, e lasciandoli lì per 24 ore circa impregnate con aceto, siamo riusciti a togliere praticamente tutte quelle macchie di calcare. Abbiamo portato poi la vasca in stanza come vedete l'abbiamo livellata bene, mentre qui siamo fuori al nostro terrazzo dove abbiamo appunto costruito un mobiletto ad hoc per contenere l'impianto d'osmosi. L'impianto d'osmosi che adesso vedrete ovviamente è un po' un casino adesso, però l'impianto era non in funzione, stavo appunto mettendo tutto a punto e aspettando ancora i filtri e la nuova membrana che mi dovevano arrivare per poi appunto metterlo in funzione e vedere se stesse tutto in maniera corretta, se fosse connesso tutto in maniera corretta, però questo è per darvi un'idea di come appunto abbiamo sistemato l'impianto d'osmosi all'interno di un mobiletto fuori al terrazzo. Oltretutto, questo per quanto riguarda la SAMP, questa pompa diciamo che ha un sistema di smontaggio non troppo semplice, e quindi ho preferito aggiungere, eccolo qui, un raccordo, classici raccordi che si usano per i filtri esterni, per i tubi 16-22, in modo da avere un attacco, una connessione rapida per questa pompa nel caso appunto dovessi fare manutenzione, quindi staccare rapidamente la pompa senza andare appunto a toccare il corpo pompa, a girare il corpo pompa, che appunto è un po' macchinoso. Come dicevo, stavamo aspettando i filtri, e una cosa che vi raccomando, ragazzi, è fare attenzione a queste guarnizioni se il vostro impianto d'osmosi ne è fornito. E qui vediamo i nostri filtri: abbiamo un filtro sedimenti da 1 micron, una membrana Vontron da 75 galloni per giorno, una cartuccia di carbone granulare e una cartuccia, eccola qui, la finale, di carbone in blocco. Oltretutto, come sapete, il mio impianto ha due ulteriori stadi oltre la membrana, e nell'ultimo stadio abbiamo aggiunto della resina deionizzante Triton, che è quella che utilizzo io più spesso, con la quale mi sono trovato sempre bene. Abbiamo installato tutte le cartucce dei filtri, in questo caso filtro sedimenti, carbone in granuli e carbone in blocco, e abbiamo fatto fare uno sciacquo di questi tre filtri. Come vedete, l'acqua sta uscendo leggermente scura, questo perché appunto stiamo facendo lo sciacquo ai carboni onde evitare problemi alla membrana. Oltretutto, qui appunto vedete un po' l'impianto d'osmosi mezzo ordinato. Ovviamente adesso abbiamo fatto le prime prove con tutti i filtri, la membrana inserita, però questo è per darvi un'idea generale appunto di come fosse attaccato l'impianto, con anche la pompa booster attaccata all'entrata, all'ingresso diciamo dei filtri, e questa pompa booster, o comunque l'alimentazione della rete idrica, la posso prendere da questo rubinetto che abbiamo fatto appunto apposta per l'alimentazione dell'impianto d'osmosi. Dirvi che comunque nel mio impianto d'osmosi passano normalmente fra 4 e 5 bar nella rete idrica di casa. Bene, ragazzi, allora siamo fuori finalmente. Abbiamo terminato di mettere in funzione, mettere a posto tutto quello che è l'impianto d'osmosi. Ovviamente questi tubi lunghi mi servono per raggiungere l'acquario, ok? Questo è il tubo di salita dell'acqua, questo è il tubo del permeato. Come vedete lì ci abbiamo tutto messo bene. Sopra abbiamo una cartuccia con AL99, e qui abbiamo messo della resina deionizzante Triton. Primo stadio, che per me parte da qui, primo stadio dove c'è l'ingresso dell'acqua, dove abbiamo attaccato anche la pompa, e la pompa poi qui attaccata al rubinetto, dopo vi faccio vedere. Primo stadio ovviamente sedimenti, carbone in blocchi, filtro sedimenti 1 micron, carbone in granuli, carbone in blocchi, ok? Dopo ovviamente passa da qui, esce l'acqua,
va alla membrana attraverso questo filo che arriva qui, questo tubo che arriva qui, ok, entra nella membrana e qui ovviamente esce. Uno va alla cartuccia là dietro, che passa in questa cartuccia prima di AL99, poi esce e passa, va nella resina deionizzante e finalmente esce il permeato. E l'altro ovviamente, questa qui rossa, diciamo che è lo scarto dove abbiamo una T e possiamo fare lo sciacquo alla membrana attraverso questo tubicino con la valvola, ok, con questo, con questa chiave, oppure lasciando chiusa quella valvola facciamo, diciamo, lo scarto normale. Abbiamo lo scarto normale dove anche una valvola per appunto chiudere questa valvola e far uscire l'acqua dall'altra valvola per lo sciacquo, ok. Detto questo, ragazzi, lo mettiamo in funzione, vi faccio vedere un po' come esce l'acqua e per avere una giusta, diciamo, referenza di quella che dovrebbe essere l'acqua in uscita. Vi faccio vedere velocemente come funziona l'impianto d'osmosi. Qui stiamo srotolando il tubo dello scarto, qui questo qua giallo è il tubo del permeato. Adesso andiamo ad attaccare il tutto alla pompa booster, che non è ancora in funzione, questa è la rete idrica. Apriamo le due valvole, adesso apriamo la valvola dello scarto, eccola qui. Adesso andiamo ad aprire invece la valvola del permeato per farvi vedere un attimo come l'impianto già è a pressione. Dirvi che normalmente in casa mia, nella rete idrica di casa mia, arrivano fra 4 e 5 bar normalmente. Questa però è una buona pressione iniziale, solo che col passare del tempo questa pressione si va perdendo all'interno dell'impianto d'osmosi. Quindi per mantenere una pressione costante e per avere un buon flusso in uscita per quanto riguarda il permeato, ci conviene appunto utilizzare una pompa booster. L'ottimale sarebbe appunto avere un manometro anche che ci misuri la pressione che entra all'interno dell'impianto, però come ho detto, io so che nella mia rete idrica più o meno abbiamo 4-5 bar, so che questa pompa mi riesce a dare altri 2 bar di pressione, quindi più o meno siamo su 6 bar quelli di lavorazione appunto dell'impianto d'osmosi, e come vedete abbiamo un buon flusso d'uscita, che appunto che questo sarebbe l'ottimale in questo caso. Una volta che ho finito di utilizzare l'impianto d'osmosi, stacco la pompa booster lasciando tutto in funzione, ok, poi vado a chiudere il permeato, la chiave del permeato, chiudo la chiave dello scarto e come ultimo chiudo la chiave della rete idrica. In questa maniera lasciamo tutto a pressione in modo appunto da non avere problemi di mancanza di pressione all'interno dell'impianto e che l'impianto resti senza acqua, cosa che può essere appunto un danno sia per la membrana che per i vari filtri, soprattutto per la membrana. Detto questo, mettiamo tutto a posto, cerchiamo di tenere tutto ordinato e abbiamo terminato. Bene ragazzi, allora avete visto un po' quello che abbiamo fatto questi giorni. Come vedete, già ho piazzato la luce, l'ho iniziata a accendere giusto per vedere l'effetto che facesse. Però ragazzi, riguardo soprattutto l'impianto d'osmosi che abbiamo visto, state molto attenti ai raccordi che porta soprattutto la membrana, perché perlomeno nella mia zona sono difficili da incontrare. Praticamente facendo il montaggio della membrana, girando appunto, cercando di stringere meglio questo raccordo, si è spezzato, mi è rimasto in mano praticamente la parte della curva, e dentro alla membrana era rimasto la parte, diciamo, avvitante del raccordo. Quindi ho dovuto mettere un cacciavite dentro e cercare di toglierlo. Poi è stato anche difficile trovarlo, perché siccome non è una misura standard, cioè nel senso è una misura che si può trovare, però non è standard per questo tipo di apparati di osmosi. Solitamente si usano i raccordi da 1/4, questo invece era da 1/8, che è un po' più difficile da trovare, però si trovano, solo che è un po' una rottura di scatole quando vi si rompono
questi raccordi. Io ho un pacchetto di raccordi fortunatamente da un quarto perlomeno, invece di questi qua da un ottavo. Adesso ho fatto un rifornimento di 3-4 raccordi, perché se si rompono appunto ce l'ho disponibile. Detto questo, ragazzoli, questo l'acquario ovviamente gli manca ancora una sciacquata definitiva, una pulizia definitiva, però già l'abbiamo iniziato a piazzare su, e come avete visto abbiamo anche controllato il livello, che sia ben messo il livello. E qui in Samp abbiamo aggiunto questo raccordo qui, ecco, mi è caduta una presa, però vabbè, questo è ancora da attaccare. Qui abbiamo aggiunto il raccordo che vi dicevo, che è molto facile, questo si svita e si avvita facilmente, in modo che non devo staccare ogni volta il tubo dalla pompa, o devo girare la pompa, perché questo sennò devi girare la pompa per prendere il tutto. Abbiamo posizionato lì una piccola pompa siccia per il ricircolo in questa zona della sand, vediamo un po' come va. Lì dietro ho posizionato per adesso la sonda, ci manca una piccola un piccolo fermo lì, non so se prendere una ventusa, ma non credo che qui le ventuse attacchino, quindi devo prendere qualcosa per mettere il sensore in maniera corretta. E per adesso abbiamo tutto quasi sistemato per quanto riguarda la Samp, dobbiamo solo aggiungere materiali filtranti. Sto aspettando che mi arrivino i calzini per l'impianto, appunto per la parte filtrante meccanica di questo acquario. E nada más, gente, come dico sempre, spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo presto con nuove notizie qui dentro. Vediamo che ci mettiamo una bella rocciata, dai.